La funzione pubblica ha adottato uno sciopero a livello regionale per il 4 maggio. Perché questo sciopero? Lo sciopero regionale in Piemonte è una delle tappe di un percorso che abbiamo costruito a livello nazionale e che ci porterà a realizzare scioperi in tutte le regioni d'Italia con l'obiettivo di rinnovare il contratto collettivo nazionale dei dipendenti pubblici. Un contratto fermo dal 2009 e che sta causando grossissimi problemi non solo ai dipendenti dei servizi pubblici ma anche ai servizi stessi. Vediamo nel dettaglio cosa chiede un aumento di 150 euro al mese. 150 euro è la somma media che noi chiediamo nella nostra piattaforma unitaria generale, quindi per tutti i comparti. Ed è una somma che abbiamo determinato non così, ma tenendo conto del fatto che la Corte Costituzionale ha negato la retroattività dell'illegittimità del blocco. In questi 150 euro abbiamo cercato di ricomprendere la necessità di rivalutare i salari, di dare un incremento e di compensare in parte per ciò che è stato perso e che andrà definitivamente perso anche sulle pensioni future. Sulla valutazione, una vera valutazione, si discute da anni ma non si è mai giunti a un risultato che sia non un modo per premiare o non premiare i dipendenti, ma un modo per rendere l'amministrazione efficiente. Ora, quando si avrà una vera valutazione e quando il sindacato parteciperà a questo tipo di obiettivo? Abbiamo fatto la scelta responsabile come sindacato, chi prima chi dopo, dalla privatizzazione del rapporto del lavoro pubblico, di introdurre nei nostri contratti collettivi nazionali di lavoro un sistema di valutazione. Il problema vero è che poi la disarticolazione che c'è nelle diverse strutture aziendali porta molte volte, soprattutto per una scarsa responsabilizzazione dei livelli dirigenziali, a una appiattimento sui sistemi di valutazione, perché spaccare fra di loro i gruppi professionali o interaziendali è ovviamente più comodo tenere una valutazione piatta uguale per tutti e non molte volte applicarsi come dirigenti a costruire insieme ai lavoratori una performance organizzativa. Ecco perché in questa fase innovativa dei contratti noi vorremmo introdurre il concetto di valutazione collegata agli obiettivi di struttura, cioè se sono raggiunti gli obiettivi organizzativi, cioè una buona qualità, una risposta positiva agli utenti, un buon gradimento, allora ci deve essere anche una buona valutazione. Diversamente si tratta di andare dentro le equipe professionali, dentro i gruppi di lavoro a verificare quali sono le ragioni. Questo è un salto un po' di qualità che attiene i dirigenti, attiene anche la cultura sindacale, perché i nostri delegati poi nei posti di lavoro molte volte sono portati all'idea, no, che se siamo tutti bravi meglio, siamo tutti contenti, ma non funziona così. Poi no, soprattutto guardate, i primi che non sono contenti sono i lavoratori, perché di essere giudicati tutti uguali nel pubblico, i lavoratori pubblici sono veramente stanchi.